All'estate del 20, del 22 in Italia ci sono state ci si preparava alle elezioni e c'erano questi partiti che nascevano nuovi, questi partiti antisistema che si sono poi scontrati fra loro invece che coalizzarsi e che poi hanno ottenuto il nulla, eccetera. Io avevo già da gennaio precedente, il 6 gennaio del 22, lanciato la mia campagna di delegittimazione del governo, chiedendo di restituire la tessera elettorale alle persone. Ero stato il primo a restituirla a Draghi, dicendo: io non me ne faccio niente di questa cosa, nome e cognome, perché io non mi riconosco assolutamente nel vostro sistema, quindi questa è la mia tessera elettorale, che non vuol dire che non vado a votare, ma mi tengo la tessera e voi potete sempre le cose farle pa passare in un modo diverso. Sono andato al mare. Non... Io te la ridò pubblicamente. Avevo creato un sistema per cui c'era un'equipe di avvocati che gestiva questa cosa a livello, come dire, pubblico, perché chiedeva una procedura. Ogni cittadino che voleva restituire la tessera l'avrebbe spedita con raccomandata, poi avrebbe comunicato il numero della raccomandata e il numero di tessera e avremmo stilato delle liste che poi, soprattutto in funzione, cioè in seguito a grandi numeri, avremmo pubblicato dicendo: ci sono 2 milioni di persone che hanno restituito la tessera, che sarebbe secondo me stata una cosa destabilizzante da matti a livello internazionale, perché è un po' come, no, Saramago, no? Cioè, discorso che dici: ma oh, ma qui gli italiani non si riconoscono più nel loro... Teniamo sempre conto che per un politico, come dire, l'essere seguiti è tutto, no? Cioè, nel momento in cui tu mi dici: io me ne frego di te, no, rinuncio, perché non mi... insomma, crei una situazione vergognosa. L'astensionismo. L'astensionismo, però l'astensionismo può essere interpretato nel senso: perché era una bella giornata e sono andati al mare, oppure perché avevano... No, io proprio te la ridò, quindi tu fai una lista, se no la faccio io, e viene fuori che tot persone... In realtà questa roba qua aveva fruttato qualcosa come 400 o 500 restituzioni, era stata ridicola. E quindi era finita lì, anche perché questi si spaventavano. Io ricevevo lettere di gente che mi diceva: io la faccio sta cosa, ma posso cancellare il mio nome sulla tessera. Uno voleva ritagliarla il nome, in modo che proprio no, potessero. Ma questo vuol dire che dire: io sono un fifone. E no, io non faccio questo. Io mando alla tessera e dico: io mi chiamo così e così, no? È da lì che, insomma, le mie vicissitudini sono peggiorate, no? Guarda caso. Però, visto che avevo fatto questo, avevo una certa linea. Bene, nel luglio del 22 si fanno vivi due partiti diversi di questi quanti sistema, chiedendo che mi candidassi. Uno in particolare mi voleva mettere capolista in due diverse grazie, circoscrizioni, ecco, elettorali, tre, scusate, Lombardia, Liguria e Piemonte, sia alla Camera che al Senato. E io gli dissi: no, guardi, io ho fatto una cosa di questo tipo, ho addirittura restituito la tessera e poi dico alla gente di votarmi, sarebbe incoerente. Se dovessero alle prossime elezioni rifarsi vivi questi partiti, io credo, visto che poi molta gente ha apprezzato, ma ci sono anche stati coloro che hanno detto: però se lei fosse andato lì, chissà, magari avrebbe potuto fare qualcosa, magari io avrei preso la scuola e l'avrei capovolta, no? Se me lo avessero lasciato fare, perché capovolgevano prima me. Allora la domanda, cioè, se dovesse ricapitare, io direi: vabbè, allora io mi candido, ma a patto che non mi diate una lira. Io non voglio una lira. Cioè, cominciare a dire questo, ma comincia a scremare tra quelli che lo fanno. La prima cosa è che io non voglio una lira. Cioè, mi rimborsate se vengo col treno a Roma, ma non voglio una lira di guadagno in questo.